Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, faremo insieme queste treccine di pane alle olive super veloci. Questi sono tutti gli ingredienti che ci serviranno, troverete la ricetta e le grammature nella descrizione del video. Iniziamo con l'aggiungere la farina nella planetaria. Andiamo a sbriciolare successivamente il lievito di birra fresco, semplicemente con le mani, ed andiamo ad aggiungere circa metà dell'acqua della ricetta. Mi raccomando, l'acqua non deve essere calda o tiepida, ma semplicemente quella del lavandino fredda. Adesso vado ad alternare all'aggiunta dell'acqua in modo graduale il sale e anche per finire l'olio a filo. Dopo aver aggiunto tutto l'olio, lasciamo impastare con la planetaria per circa 5 minuti e poi andremo ad aggiungere le olive. Continuiamo ad impastare, ovviamente l'impasto sarà pronto quando si sarà formata una pallina completamente staccata dai bordi della ciotola della planetaria. Mi trasferisco adesso su un piano di lavoro spolverizzato con della semola e cerco di dare una forma e fare delle pieghe al mio impasto che poi lascerò lievitare fino al raddoppio. Nel mio caso è stato di 2 ore, ma dipende molto anche dalla temperatura di casa vostra. Se avete una temperatura di circa 21-25 gradi, basterà anche 45 minuti, un'ora. Passate le mie 2 ore, vado di nuovo a spolverare il piano di lavoro, metto l'impasto lievitato e inizio a stenderlo con le dita. A questo punto dovrò iniziare a tagliare con un coltello delle piccole strisce che poi saranno i filoncini che creeranno le mie trecce alle olive. Tagliate tutte le strisce, andate a formare i filoncini, dipende molto da quanto grandi volete le trecce alle olive, volendo potete fare anche 3 filoncini più grandi e creare solamente una grande treccia di pane. Fatte tutte le treccine, le vado ad adagiare su una teglia da forno rivestita con carta forno e le lascio lievitare per circa un'oretta, coperte con della pellicola e un panno pulito sopra. Ed eccole qui, belle lievitate. Adesso vado ad infornare, a forno caldo a 190 gradi per circa 25 minuti. Ed eccole qui appena sfornate, sono venute benissimo, mi sono anche stupita di me stessa perché sembrano veramente bellissime e sono anche buonissime e soprattutto una ricetta velocissima, quindi super facile da fare che non impiega praticamente una giornata. Quindi fatemi sapere se anche voi le rifarete per un picnic, secondo me sono ottime da mangiare appunto con dei salumi. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!